2 gennaio 2011 con Mauro Mellini nel suo studio. Riprendiamo da un recente articolo intitolato La stampa e il golpe dell'antimafia, che potrete leggere, potete trovare nel blog animato da Mauro Mellini. Ricordiamo anche gli amici Alessio Di Carlo e Andrea Granata, il blog Giustizia Giusta. E riprendiamo la tematica del processo trattativa, cosiddetto trattativa Stato-mafia, che si sta in qualche modo consumando, se così possiamo dire, a Palermo. E Mauro ha scritto molte cose, ne abbiamo parlato più di una volta, ce ne vuole dire di nuove? Apriamo, diciamo così, questa, diciamo, trattazione del 2016 relativamente a questo, argomento. Buonasera. Purtroppo c'è da parlare molto, troppo. Il processo Stato-mafia è qualcosa che basta sentire il nome d'arte dato a questo processo, il processo della trattativa Stato-mafia. Io lo chiamo il nome d'arte, è qualcosa che fa rizzare i capelli in testa per chi ce l'ha. Lo Stato, c'è qualcuno che in nome della onnipotenza della magistratura, di una magistratura che è al di sopra della legge dello Stato, del Parlamento, di tutti i poteri e le funzioni dell'organizzazione statale, decreta preventivamente, ma con ritardo di una ventina d'anni quanto ormai, che lo Stato con le sue leggi avrebbe voluto trovare una via d'uscita nei confronti del problema della mafia, che stava per aprire una nuova stagione di terrorismo dopo quella che del terrorismo politico che aveva insanguinato l'Italia. Si cercò di qualcuno ha cercato probabilmente di capirlo, se lo Stato l'avesse fatto forse avrebbe sbagliato, ma tutto avrebbe fatto perché un delitto. Tant'è vero che queste persone che oggi vengono processate benché abbiano agito nell'interesse dello Stato, si accusano di aver agito nell'interesse dello Stato per agire attraverso forme di legge, vengono imputati ministri, viene imputato un ministro perché imputato di aver avuto paura, che è non è bello, insomma, preferiremmo sapere che tutti, in particolare i ministri, sono degli eroi, ma io mi preoccuperei soprattutto che fossero delle persone capaci, anche se un po' meno eroiche. È una questione sulla quale potremmo continuare a parlare a lungo, e questa storia, questa scheggia impazzita del Partito dei Magistrati che a Palermo pretende di mettere sotto processo lo Stato, la classe politica, le leggi, il Parlamento, e di riaffermare un potere supremo della giustizia e della giustizia cosiddetta antimafia in particolare, è un segno di una tendenza al khomeinismo che c'è purtroppo nei nostri ambienti giudiziari e quelli siciliani in particolare. A questa questione se ne è aggiunta un'altra che caratterizza in un modo, a mio avviso, ancora più eversivo, perché quello che ho detto finora, voler giudicare lo Stato e sottoporre lo Stato a processo, è una visione eversiva. Più eversiva di così non so che altro immaginare. Ma si aggiunge anche qualcos'altro.
si è aggiunto l'aspetto comico, se vogliamo, cioè qualcuno che ha un ruolo particolare in questo processo scopre di dover essere un eroe, poiché gli eroi sono quelli morti, è scomodo fare l'eroe morendo, ma allora bisogna inventare un altro tipo. Ma, dico questo perché non ci possiamo, non possiamo dimenticare che Falcone, finché fu vivo, fu odiato da moltissimi suoi colleghi, si fece la maldicenza sul suo conto, fu, quando tentò di presentarsi quale candidato al Consiglio Superiore della Magistratura, fu sonoramente bocciato dai suoi colleghi. Poi quando è saltato in aria è diventato amico Giovanni per tutti quanti. Qualcuno vorrebbe diventare Nino, amici di Nino, però Nino vuole, giustamente, per carità, giustamente vuole essere vivo. E allora che cosa c'è? Per fare l'una o l'altra cosa c'è il sistema di pensare a una bomba che non scoppierà mai, ma che dovrebbe farne un eroe prima ancora di scoppiare. Non c'è bisogno che scoppi la bomba, basta che ci sia la leggenda della bomba. Che bomba? Una bomba comica, altro che bomba atomica, abbiamo la bomba comica. Oramai credo che, insomma, soltanto la comicità e il carattere saliente di questa storia dell'attentato a Di Matteo, e pensate che a un certo punto viene fuori che l'attentato lo ha ordinato Totò Riina. Con quali parole? Questo Di Matteo è andato troppo oltre. In che cosa? Non l'ho capito. Che cosa gliene freghi, scusate l'espressione, a Totò Riina della trattativa Stato Mafia? Non lo so. Perché questa significhi essere andata oltre? Non l'ho capito. Ma a un certo punto, dato che c'era arrivato l'esplosivo, tutti l'avevano inteso parlare, si sapeva quanto era stato pagato, anzi non si sapeva perché era stato parlato di una somma enorme, 600.000 euro che bastavano per comprarne 10 volte tanto. E poi cambia improvvisamente, non è più Totò Riina, viene fuori l'ultimo pentito, Galatolo, per cui tutti questi, la clac antimafia di Palermo con le leggende rosse, le scorte civiche e gli altri personaggi di questa strana corte dei miracoli che ruota attorno alla Procura della Repubblica di Palermo, invocano la necessità di difendere Di Matteo, date solidarietà a Di Matteo, che ne ha bisogno, perché Di Matteo tra l'altro ha avuto qualche inconveniente nella sua, qualche incidente nella sua vita professionale, che per carità, se il pubblico ministero è parte, vince le cause, le perde, e punta su un pentito e poi si accorge che il pentito è un falsario, vince la causa e poi viene annullato tutto perché si scopre che era un caso clamoroso fondato su questo scarantino sulla cui veridicità aveva continuato a giurare Di Matteo a Caltanissetta anche dopo che Scarantino aveva risaltato, però c'era da giurare sulla sua credibilità ma non sulla sua risaltazione, cose di questo genere. Bomba comica, la bomba comica commessa da Totò Riina. A un certo punto viene fuori, visto che era stato trovato il bidone, quindi oltretutto qualcuno che non ha avuto la sensibilità comica di dire che insomma il bidone ha un significato particolare, questa gente
si è resa conto che il bidone che si trova, ma non si trova l'esplosivo, la bomba non scoppia, ma c'era l'esplosivo, ma era vero o non era vero, viene fuori un nuovo pentito, il pentito di più. Allora Galatolo dice, ma io l'ho preso io l'esplosivo. Strano, perché inizialmente ha detto che l'aveva inteso dire, poi viene fuori e dice, no, l'ho portato io. E chi gliel'ha fatto portare? Non più Totò Riina, ma Messina Denaro, il quale anche Messina Denaro, guarda caso, ha detto la stessa cosa, è andato troppo oltre. Ora, dico, la comicità fa parte di un genere letterario, belli film comici, tutti ci siamo divertiti, però la giustizia non ammette che si scenda a questo punto. Anche perché se questa storia, la bomba comica, delle violentissime espressioni anche nei confronti del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica deve rendere omaggio a Di Matteo. Ma pensate, pensate, deve rendere omaggio a Di Matteo. E certo, Di Matteo ne ha bisogno per la sua carriera, per tante altre cose, per far dimenticare un po' qualche insuccesso, eccetera. Ma insomma, per eventuali promozioni, per andare a fare la trasferta a casa sua nell'ipotesi che avesse vinto il concorso per la Procura Nazionale Antimafia, perché era previsto che poi sarebbe tornato a Palermo, eccetera. C'è da domandarsi a questo punto, voler coinvolgere le massime autorità dello Stato, Presidenza della Repubblica, voler coinvolgere, come è stato coinvolto, il Presidente del Senato, il quale però è un magistrato napoletano, il quale ha espresso non proprio l'omaggio, ma insomma la solidarietà alla bomba comica, di fronte al problema della bomba comica a Di Matteo. E non è forse un modo per arrivare a delegittimare, come dicono questa gente, che usano a proposito e a sproposito, e quindi lo uso anche io un po' a sproposito, a delegittimare le massime autorità dello Stato? Non è questa una bieca, brutta manovra eversiva creata intorno a questa storia? Si comincia col processo Stato-mafia, poi si vuole coinvolgere nella persecuzione di questo processo, si insiste contro Napolitano, che non è nelle mie simpatie, non lo è mai stato, ma si cerca di coinvolgerlo, si va alla caccia delle testimonianze che possono apparire più clamorose, si discute su Capriotti, che è un magistrato che per avventura conosco molto bene, che tra l'altro abita qua vicino e che a cui auguro, faccio i miei migliori auguri, perché è un 94-95 anni, il quale si dice perché è stato nominato. È stato nominato per fare la trattativa, per togliere il 41 bis. Capriotti ritenne opportuno andare via da Trento dopo che un magistrato pazzo, dichiarato tale, perché a un certo punto, quando gli fecero l'attentato a Trapani, Carlo Palermo ha avuto una pensione per l'aggravamento dei problemi psichiatrici precedenti, di cui aveva dato ampia prova nel famoso processo armi droga. Milioni di tonnellate di armi, più di quelle sbarcate dagli alleati in Francia nel 1944. Ecco, ora tutto questo, se
parlo di queste cose, se insisto e se intendo insistere, è perché tutto questo denota un malessere profondo della giustizia, e a questo punto non è più stato un problema della giustizia. Come può essere credibile un paese in cui il Presidente della Repubblica impunemente si svolgono degli veri e propri attentati, dire a Mattarella che deve andare a chiedere a rendere omaggio a Di Matteo è un attentato al Presidente della Repubblica. Ora, tutto questo è mai possibile? È mai possibile? Certo, abbiamo della gente che si merita questo e altro. Vedevo che a un certo punto venne fuori che bisognava procurare a Di Matteo una macchina, oltre che blindata, munita di quel certo dispositivo che in inglese, quindi non so come si chiama, che interdice gli impulsi di radio per far esplodere le bombe, no? C'ha una denominazione. Sì. Ora, interrogazioni parlamentari al Senato. Perché a Di Matteo non è stato dato questa... Non è stato perché la bomba era una bomba comica. Basterebbe... Qualcuno avrebbe dovuto rispondere così. Ma la macchina gliel'hanno data a nostre spese, perché sono cose costosissime e pericolose per gli altri. Perché se passa la macchina di quel genere, c'è il rischio, per esempio, che se passa vicino all'ospedale interrompa macchine elettroniche da cui dipende la salute e forse la vita di una persona. Ecco, interrogazione. Risposta da parte del sottosegretario della giustizia, mi pare, o all'interno, che dice l'abbiamo data, cioè. Ahimè, l'interrogante dei 5 Stelle che dice mi dichiaro insoddisfatto perché comunque non avete dato i dati sul funzionamento del sistema antibomba, ma insomma arrivare a un manifestazione di imbecillità, è imbecille chi dice che bisogna dare pubblicamente i dati relativi al sistema antibomba, che è compito del governo dare i dati antibomba. E io capisco l'impulso di voler trovare il modo per dirsi insoddisfatti, e insoddisfatto sono anche io perché la devono dare questa macchina. Ecco, ora... cercare di impiantare una vita sociale, diciamolo pure, non è soltanto questione di giustizia, la vita sociale su delle concezioni, dei metodi, dei modi di fare di questo tipo, puntare sull'imbecillità della gente, insomma. È cosa da finirla, basta, non è possibile che ci sia il partito dei magistrati per se stessa, ma questa scheggia impazzita palermitana comincia a essere assolutamente pericolosa e non basta incriminare poi dal punto di vista disciplinare un magistrato perché ha criticato la sentenza Mori di assoluzione, non basta questo, c'è da svolgere un'opera di restaurazione intellettuale, razionale e di farla finita ormai con questo sfruttamento di dati emotivi e del ricordo che deve esserci e deve essere serio di persone che hanno sacrificato la vita in queste questioni, e facendo una limitazione e riducendo la storia ai bretti rossi e cose di questo genere.